46enne catanese arrestato a Catania dalla polizia postale. Fingendosi un albergatore della provincia, ingiurava personaggi di primo piano tramite mail e profili social. Un 68enne catanese agli arresti domiciliari dopo aver violato il divieto di avvicinamento dall'ex compagna, una 55enne di Mascali. Passaggio di consegne fra il governatore siciliano uscente Nello Musumeci ed il neoeletto Renato Schifani. Ancora una ventina di giorni per la giunta. Torna il 12° anno la campagna informativa di protezione civile Io non rischio. A Paternò, l'APAS in piazza Umberto divulgherà misure di prevenzione. Fine settimana nel segno della cultura e dell'ambiente con le iniziative giornate Fai d'autunno e pulizia della scogliera di Catania con Plastic Free. In corso a Ramacca la Sagra del Pane, un'eccellenza per tutta la Sicilia. Il comune si conferma una terra di eventi. Dopo 2 anni di assenza torna a bel passo la Sagra del Fico d'India dell'Etna DOP. 3 giorni di eventi su questo straordinario frutto, buono non soltanto a tavola. Buonasera e benvenuti alla seconda edizione di Chuck News. Un 46enne catanese è stato arrestato dalla polizia postale per atti persecutori aggravati. L'uomo aveva preso di mira un albergatore della provincia di Catania. Sentiamo. Atti persecutori aggravati dall'utilizzo degli strumenti telematici, nonché diffamazione e sostituzione di persona. Con questa accusa la Polizia Postale di Catania ha arrestato in flagranza di reato un 46enne catanese nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura Distrettuale di Catania. Vittima della persecuzione un noto imprenditore titolare di un albergo della provincia Etnea che sin dal 2014 ha presentato innumerevoli denunce in quanto il 46enne finito in manette si sostituiva alla sua persona e tramite mezzi informatici ingiuriava e offendeva personaggi delle istituzioni, imprenditori, professionisti di primo piano, causando alla vittima non pochi problemi di immagine, ma anche grande turbamento personale e familiare. Migliaia di messaggi contenenti gli insulti inviati in modo massivo tramite mail e falsi profili social a destinatari residenti in varie parti d'Italia che il 46enne spediva fingendosi l'imprenditore, addirittura anche indagato nella prima fase delle indagini perché denunciato dai destinatari. Inoltre il persecutore nei messaggi faceva riferimento alla vendita dell'hotel che descriveva in procinto di fallimento. Da quanto emerso nelle indagini, il 46enne sarebbe un conoscente della vittima con cui avrebbe interrotto i rapporti da anni, nei confronti del quale avrebbe nutrito profondo rancore, soprattutto per questioni legate a vecchie vicende economiche. Il 46enne sarebbe un esperto nell'utilizzo dei sistemi informatici e per anni avrebbe abilmente nascosto la sua identità. Ma alla fine la polizia postale è riuscita ad incastrarlo dopo averlo pedinato e sorpreso mentre inviava messaggi da una rete wifi pubblica nel centro di Catania. Un uomo di 68 anni, originario di Catania, è stato sottoposto agli arresti domiciliari dopo aver violato il divieto di avvicinamento dall'ex compagna, una 55enne di Mascali. Sentiamo i particolari nel servizio. Nonostante da luglio fosse sottoposto a varie misure cautelari, fra le quali quella di rimanere distante dall'ex compagna, continuava ad avvicinarsi a lei e ai suoi figli solo per controllarli e insultarli. In considerazione delle ripetute violazioni, la Procura Distrettuale della Repubblica di Catania ha richiesto e ottenuto gli arresti domiciliari e l'applicazione del braccialetto elettronico nei confronti di un 68enne catanese indagato per i reati di violenza privata e violazione di domicilio nei confronti dell'ex compagna. Le indagini, coordinate dal pool di magistrati specializzati sui reati che riguardano la violenza di genere, seppur in uno stato del procedimento nel quale non è ancora intervenuto il contraddittorio con l'indagato, hanno fatto luce sui comportamenti del 68enne, il quale, nonostante da mesi sottoposto a misura cautelare, ne avrebbe violato le prescrizioni, tra le quali il divieto di avvicinarsi a una distanza di meno di 100 metri dalla persona offesa.
L'uomo, come emerge dall'attività investigativa dei carabinieri di Mascali, nonostante il dispositivo di controllo elettronico applicatogli in precedenza, si sarebbe avvicinato più volte all'ex convivente, una 55enne mascalese, e ai suoi figli. Questa condotta di intromissione nella sfera privata e peraltro ostentata dal 68enne avrebbe contribuito a minare la serenità psicologica già compromessa dell'ex compagna vittima dei reati e indurla pertanto a sporgere ancora una denuncia ai carabinieri. Il neo presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, si è insediato alla guida del governo regionale. Ieri il passaggio di consegne con l'uscente Nello Musumeci. Renato Schifani, fresco vincitore delle elezioni regionali siciliane, si è ufficialmente insediato a Palazzo d'Orleans, a Palermo, sede del governo della regione. Il passaggio di consegne con il suo predecessore Nello Musumeci è avvenuto ieri sera in un clima di grande cordialità fra i due, che in più occasioni hanno manifestato stima reciproca, anche al di là delle decisioni della coalizione di centrodestra che ha interrotto l'esperienza del governatore uscente, che era intenzionato a presentarsi davanti all'elettorato. Schifani ha avuto parole di grande apertura anche nei confronti dell'opposizione, dicendosi aperto al dialogo con tutti. Musumeci, dal canto suo, ha detto di lasciare una regione con le carte in regola. Il presidente c'è, ma il nuovo governo regionale non nasce ancora. L'assenza della giunta è l'effetto diretto della mancata proclamazione dell'Assemblea regionale siciliana con l'allungarsi dello spoglio che è ancora in corso per 48 sezioni negli uffici dei tribunali di Siracusa, Agrigento e Caltanissetta. Un atto propedeutico alla nomina degli assessori che si insedieranno nel Parlamento regionale che si prevede avverrà fra una ventina di giorni. Nel corso della cerimonia Schifani e Musumeci si sono donati reciprocamente un libro. Cercherò di essere aperto al dibattito, al dialogo con tutti, sia con la maggioranza che mi ha voluto, sia con le opposizioni che intendo incontrare allora quando saranno stati costituiti i gruppi parlamentari. Perché da parte mia non vi è nulla di precluso nei confronti di chi sta in Parlamento. Ci confronteremo, se vi sono le proposte le valuteremo. Cercheremo di seguire un attimo quello che è il loro percorso, le loro proposte. Non c'è nessuna preclusione. Cercherò di obbedire quotidianamente a questi canoni dell'onestà, della trasparenza, del dialogo, del confronto, ma anche della decisione. Io non rischio, buone pratiche di protezione civile. Torna anche in questo ottobre 2022 l'iniziativa di protezione civile che fornisce informazioni utili per proteggersi da eventi naturali quali terremoti e maremoti. Un gazebo sarà presente anche a Paternò. Abbiamo intervistato i rappresentanti dell'APAS che forniranno i consigli a tutta la popolazione. Io non rischio è la campagna annuale che si svolge a ottobre, promossa dalla Protezione Civile Nazionale, dall'INGV e dall'ANPAS e da altri soggetti, che mira a dare dei consigli utili alla popolazione per difendersi dagli eventi naturali. Uno stand sarà presente anche a Paternò sabato e domenica in Piazza Umberto. Allora, illustriamo cosa farete in questa attività e che cosa consiglierete alla gente? Allora, innanzitutto per il 12° anno consecutivo si svolge questo momento di confronto, una chiacchierata che vogliamo fare con i nostri concittadini per far emergere quali sono le criticità del nostro territorio e quelle delle nostre abitazioni. Noi non vogliamo propagandare non si sa che cosa, ma vogliamo solamente dare dei consigli su come comportarsi in caso di estrema necessità. Allora, come sarà composto questo stand in Piazza Umberto? Allora, lo stand innanzitutto ci saranno 10 comunicatori che hanno avuto già fatta la formazione per parlare con le persone. Ci sarà uno stand, ci saranno dei momenti particolari, noi diciamo così momenti, ci sarà un totem dove giocheremo assieme ai cittadini, ci sarà la linea del tempo, faremo capire alle persone nei tempi quanti terremoti abbiamo vissuto qui a Paternò, comunque nelle nostre zone, e gli facciamo capire che i terremoti noi non sappiamo quando succede, però con la linea del tempo gli facciamo capire che effettivamente lungo il tempo il nostro territorio è a rischio sismico.
Il terzo momento è quello, diciamo, conclusivo, no? Dove alla fine il comunicatore consegna questo materiale, che non è un materiale che deve essere buttato, è un materiale dove la persona, il cittadino, se lo porta a casa e va a leggere effettivamente tutto quello che ha vissuto durante il nostro incontro. Quindi sono tre cose molto importanti. Noi chiediamo alle persone di venirci a trovare e capire un pochettino. Una cosa importante che noi cercheremo, già abbiamo parlato anche con il sindaco, di presentare e comunque far conoscere il piano comunale di protezione civile, che diventa uno strumento estremamente importante. A chi ci segue da casa diamo i consigli più importanti. I consigli più importanti durante un terremoto sono appunto quello di non usare il cellulare, perché ci sono i servizi di emergenza e quindi le troppe telefonate intaserebbero tutto ciò. Non usare i mezzi, perché sennò i mezzi di emergenza non potrebbero viaggiare. E soprattutto non stare in aree dove ci sono ad esempio ponti, perché potrebbero crollare. Ed infine recarsi nei punti di raccolta scritti sul piano comunale di protezione civile. Due giornate dedicate ai beni culturali e paesaggistici d'Italia. Oggi e domenica torneranno le giornate Fai d'autunno. Domenica 16 sarà anche la giornata dedicata all'attenzione per l'ambiente con la pulizia del lungomare della scogliera di Catania, organizzata dall'associazione Plastic Free. Sentiamo! Due giornate dedicate alla conoscenza del patrimonio culturale e paesaggistico d'Italia. Sabato 15 e domenica 16 ottobre tornano le giornate del Fai, il Fondo Ambiente Italiano d'Autunno, per aprire le porte di siti e strutture storiche. Diversi i siti da poter visitare nel catanese: Traci Reale, Riposto, San Gregorio di Catania, Mister Bianco e Catania stessa. Con l'Osservatorio Etneo dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia aprirà le porte dell'edificio storico facente parte del complesso della Villa del Duca Vespasiano Trigona di Mister Bianco, che ospita la sede dell'INGV. La sede della sezione di Catania, Osservatorio Etneo, si trova nella zona delle ville nobiliari di Viale Regina Margherita, costruite a partire dagli ultimi anni del 1800, adiacente alla villa della famiglia Trigona di Mister Bianco e originariamente parte della proprietà del casato. L'edificio risale ai primi del Novecento e presenta uno stile più vicino al Liberty, in contrasto con l'aspetto neoclassico della villa principale. La visita della sezione di Catania, Osservatorio Etneo, combina un aspetto storico-architettonico legato alla struttura stessa della villa con un aspetto scientifico e di ricerca di livello internazionale. In assenza di emergenze sarà possibile visitare la sala operativa di sorveglianza integrata sismica e vulcanica. Domenica poi appuntamento ambientalista a Catania con l'associazione Plastic Free. Dopo il grande successo di Paternò, con oltre 300 volontari di numerose associazioni ritrovatesi a ripulire le salinelle, si guarda ad un nuovo importante patrimonio da tutelare, il lungomare di Catania. Per quanti volessero unirsi e sposare la causa di Plastic Free, appuntamento alle ore 10 presso il lungomare della scogliera, piazzale Franco Battiato. In corso a Ramacca la Sagra del Pane, evento che sta richiamando nel piccolo centro della Piana di Catania una moltitudine di visitatori. In merito abbiamo un servizio curato da Gianluca Virgillito, sentiamo! Grandi eventi a Ramacca, dove in occasione della fiera di ottobre viene anche inaugurata la Fiera del Pane, una sagra molto attesa nella cittadina etnea. Vediamo le immagini, andiamo ad ascoltare anche le interviste ai protagonisti che hanno organizzato questi eventi ramacchesi. Si sente, si avverte la necessità di puntare anche su questi eventi per l'economia, anche per ridarsi un po' quell'entusiasmo che si era perso nel corso degli ultimi anni. Ma lei ha centrato praticamente il tema praticamente sono due: uno è rilanciare l'economia della nostra comunità, quindi facendo venire tante persone nel nostro paese. Vi assicuro che già abbiamo registrato più di 7-8 mila presenze di persone che hanno già prenotato e verranno qui nella nostra comunità, e questa è la prima cosa. La seconda cosa naturalmente è quella di dare respiro a tutte le nostre attività e poi mostrare le nostre bellezze. Il nostro pane è indubbiamente uno dei pani più buoni che ci sono in Sicilia, ma io andrei anche oltre, e vi posso dire di più che questa sagra è una delle sagre più antiche della Sicilia, è la 43esima edizione, e di questo io ringrazio la Proloco, che negli anni passati ha continuato nonostante le difficoltà la tradizione. Quest'anno
l'abbiamo arricchita perché abbiamo abbinato una grandissima fiera assieme a questo evento ed è indubbiamente naturalmente bellissima. Abbiamo messo dentro anche degli spettacoli, abbiamo dentro uno show cooking, avremo domenica un convegno di alta professionalità. E diciamo che invitiamo naturalmente tutti quanti a venire a gustare il nostro pane e a vedere questo nostro bellissimo paese. Dopo il successo della 30ª edizione della Sagra del Carciofo, oggi ci troviamo qui a promuovere ulteriori energie e prodotti del nostro territorio. Il nostro grande pane è il pane di Ramacca. Quest'anno l'amministrazione ha deciso di unificare due eventi, la Sagra del Pane insieme alla nostra grande fiera di ottobre, e cercare appunto di andare a promuovere quello che sono il nostro territorio, le nostre risorse, i nostri prodotti, le nostre unicità da questo punto di vista. Questo è avvenuto dopo due anni di stop, tutti abbiamo vissuto questi anni duri in cui la socialità, tutto è stato bloccato, quindi quale modo migliore per non ripartire è quello di andare a promuovere le nostre tradizioni, le nostre sagre, il nostro folklore, la nostra cultura e tutto quanto. Assessore, cosa si ritroveranno? Ci dà un po' le informazioni circa le date e ciò che si troveranno eventuali turisti, insomma, che verranno qui per assistere alla sagra? La sagra partirà oggi con la sua inaugurazione e si concluderà il 16 ottobre. In questi tre giorni, diciamo, tra fiera e sagra, oltre alla degustazione del nostro pane, ai nostri percorsi, diciamo, meno gastronomici, ci saranno delle visite aziendali nelle aziende del territorio, proprio per sottolineare nuovamente quella promozione delle nostre diciamo, capacità sia rurali sia agricole e tutto quello che ne consegue. Tutto quanto sarà, diciamo, farcito, se così si può dire, da spettacoli musicali. In Piazza Umberto giorno 15, sabato, ci sarà un concerto, avremo un cooking show domenica insieme a un seminario con molte personalità importanti dove si andranno a trattare diversi punti legati all'agricoltura, legati al sistema cerealicolo e tutto quanto, fino a concludere con uno spettacolo di cabaret proprio domenica 16 ottobre. E in mezzo a tutto questo ci sarà una varietà di, diciamo, di eventi culturali, di eventi folcloristici, di spettacoli vari. Ma diciamo che la prologo è già da, questa è la 43ª Sagra del Pane, quindi nasce, la sagra nasce con la prologo. La prologo si è sempre proposta nell'ambito delle manifestazioni locali, da sempre. Tutto quello che è spettacolo nel paese di Ramacca, la prologo è stata sempre protagonista, da sempre, diciamo, sotto questo profilo. Anche nella Sagra del Carciofo si è sempre distinta. Diciamo che per quanto riguarda lo spettacolo a Ramacca, la prova è stata sempre protagonista sotto questo profilo. Le chiedo anche quali emozioni accompagnano questa sagra dopo la pandemia, visto che per due anni, insomma, non si è potuto far nulla. Questo è, diciamo che sì, il fatto di ritornare alla normalità, già ci sentiamo un po' tutti più sereni, e il fatto proprio di avere quel senso di ritornare nella normalità che prima era, diciamo, che ci veniva a mancare questa normalità, ed è un fatto, siamo tutti più sereni, la voglia di uscire, di fare, e noi lo vediamo nella gente che in qualsiasi momento cerca di uscire e quindi di ritornare, come si suol dire, alle vecchie abitudini, che sono quelli che ci mancavano tanto in questi anni di pandemia. Bel Passo celebra il Ficodindia dell'Etna DOP. È in corso per concludersi domani la tradizionale sagra che propone tre giorni di eventi alla Villa Comunale. Torna a Belpasso dopo due anni di assenza a causa pandemia la sagra del Figo d'India dell'Etna DOP in programma alla Villa Comunale. Si tratta di tre giorni, da venerdì 14 a domenica 16 ottobre, di eventi, spettacoli e degustazioni per celebrare questo frutto, apprezzato per il gusto, ma anche perché rappresenta l'emblema dell'economia circolare e della sostenibilità. Oltre a resistere a notevoli cambiamenti climatici, le parti della sua pianta offrono sostanze nutraceutiche e farmaceutiche di grande valenza. La sagra, promossa dall'amministrazione comunale, ha un fitto programma: degustazioni, show cooking, un convegno a cura di Euragrumi sull'importanza delle proprietà del fico d'India, un laboratorio del gusto, un'estemporanea di pittura, il concorso Etna Dulce con il premio della critica dedicato a Turipiana.
Sì, appunto, dopo 2 anni di stop si riparte, speriamo alla grande, con questa 7ª sagra del Fico d'India. È stata una ripartenza difficile, ma finalmente ce l'abbiamo fatta e ci saranno tanti eventi a corredo di questa sagra, quindi eventi culinari, eventi musicali, eventi culturali e quant'altro. Quindi invitiamo tutti a venire a visitarci e a godersi questi 3 giorni di sagra del Fico d'India a Belpasso, sperando che sia la 7ª edizione di tante altre, non ci sia mai più uno stop come quelle che c'è stato. Si riparte alla grande con grande entusiasmo, quello che è stato il fiore all'occhello della comunità belpassese. Siamo al 7º anno perché ci sono stati, come sapete, 2 anni di fermo e credo che l'entusiasmo ci sia. Qualcosa di importante per il comune di Belpasso, ma aggiungerei per tutto il territorio anche siciliano, per il fantastico prodotto che si riesce a produrre qui nel territorio belpassese. Un prodotto molto apprezzato anche nel mercato estero e cerchiamo di fare la nostra parte. La regione siciliana negli anni passati è stata sempre presente. Quest'anno c'è stato anche un piccolo contributo da parte del presidente Nello Musumeci proprio a evidenziare l'importanza di questo evento, non soltanto dal punto di vista folcloristico, ma soprattutto per l'economia locale. Fico d'India e ambiente, un binomio che oggi diventa sempre più importante perché viviamo il momento delle crisi climatiche più drammatiche che l'umanità abbia mai vissuto. E devo dire che il Fico d'India in questo senso può e deve avere un ruolo. Può avere un ruolo perché è la pianta che per esempio consuma meno acqua in assoluto. Ricordiamo che per produrre 1 chilo di fichi d'India bastano 20 litri d'acqua. Per le arance ce ne vogliono 60 litri, per le mele 80, per la carne 14.000. Quindi già questo ci dà l'idea della sostenibilità di questa pianta. Poi ricordiamo pure che è l'unica pianta a metabolismo CAM, si dice, cioè produce ossigeno anche di notte, a differenza di tutte le altre piante, e questo non è indifferente nel bilancio dell'anidride carbonica, cioè è una pianta che toglie anidride carbonica dall'atmosfera, quindi ha un ruolo estremamente positivo. Allora, gli esperti universitari che vengono da 3 università diverse, Università di Palermo, Università di Firenze, Università di Catania, fanno un focus sottolineando questi aspetti e ci piace pensare che la politica, il territorio, possa recepire questi messaggi e che il Fico d'India possa dare un reale contributo a risolvere questi problemi drammatici di cui abbiamo parlato, ma non ultimo quello energetico, di cui si scopre che il Fico d'India attraverso i cladodi, le sue pale, ha una capacità di produrre metano che è in assoluto la più importante tra le piante che noi conosciamo. Quindi, come vediamo, c'è veramente tanta carne sul fuoco sul tema Fico d'India e ambiente. Al di là del frutto che è eccellente, ascoltiamolo, ci sarà anche una diretta Facebook, quindi chiunque da qualunque parte del mondo potrà ascoltarlo, però belpassesi e siciliani possono venire in diretta ore 17, aula consiliare del comune di Belpasso. Per noi è una soddisfazione infinita, torniamo in piazza, torniamo a vivere, torniamo a godere grazie a questo frutto meraviglioso, Belpasso protagonista, ma soprattutto le attività, gli artigiani, i commercianti, chi ha bisogno di crederci e scommettersi, perché in questi anni siamo stati bloccati, quindi ritornare, riscoprirci e in questo meraviglioso contesto per tutta Belpasso può essere solo un atto di prestigio e di orgoglio. Ecco, facendo una sorta di metafora, no? Si è parlato anche in altre interviste con professori, insomma, studiosi, il Fico d'India è un frutto che si adatta, un frutto molto particolare sotto questo punto di vista, incarna anche un po' lo spirito dei siciliani, se vogliamo, che si adattano un po' alle situazioni, che cercano sempre di emergere, a maggior ragione dopo la pandemia, ecco perché questo evento tra l'altro assume anche dei connotati ancora più particolari e più intensi. Grazie a questo frutto, ripeto, Belpasso torna ad essere protagonista e questo è un vantaggio per coloro i quali attorno vivono, lavorano questo meraviglioso frutto, dalle sostanze anche che devono essere riscoperte ogni giorno, perché attraverso questi prodotti che chi verrà a trovarci in questi giorni potrà scoprire e assaporare, perché tutti gli espositori in maniera diversa lo presentano e non vi sveleremo perché poc'anzi abbiamo assaggiato il riso, quindi ci sono proprio dei piatti particolari e veniteli a scoprire.
scoprire, perché ogni stand li rappresenterà con un gusto diverso e facendo riscoprire che dalla nostra terra, dai nostri artigiani, dai nostri coltivatori possiamo veramente dare tanto, e quindi Belpasso, il territorio e l'Interland possiamo migliorarci e portare quello che è la continuità economica, costruttiva sotto il profilo della salute, ma soprattutto tornando a scommetterci e a crederci. Belpasso ne ha bisogno e coloro i quali ci credono dobbiamo necessariamente andare avanti e riscoprirci tutti. Si conclude così la seconda edizione. Vi do appuntamento alle prossime edizioni e vi auguro una buona serata.